Salve amici, Rino Scorpione. Sono passato al video numero 2 inerente alle quattro radio dell'amico Gabriele in provincia di Ravenna. Questa è una Superstar 2000 e appunto sulla stessa mi dice di fare un controllo sulla potenza e modulazione, mettere la luce nello smitter di colore bianco e controllo generale, fare una connessione del microfono tipo Alan 48, quindi inerente al cablaggio. Quindi la provo subito e vediamo il tutto. Dunque, radio collegata, facciamo qualche prova prima di iniziare. Accensione, allora la luce, a parte c'è stato un incremento sulla ricezione, la luce sullo smitter è molto molto scarsa, quindi vabbè, poi qua verrà messo il LED bianco ghiaccio. Io adesso ho preso due microfoni dei miei appunto da laboratorio per fare delle prove. In primis metto questo microfono che è cablato, per intenderci, tipo Jackson, Galaxy e compagnia bella. Allora, no, già al primo innesto non va. Vediamo quello tipo Alan. Ecco, questo sembra che non abbia nessuna problematica, però non ho un parlascolto tipo, quindi non vorrei che il connettore interno sia stato già manomesso e quindi chissà, non ho collegato bene per entrambi questi due microfoni, queste due categorie di microfoni. Quindi apriamo e vediamo, non posso provare nulla al momento. Dunque, ho fatto il cablaggio del tipo Alan 48, come richiesto dall'amico Gabriele, però la radio, nonostante che c'è la potenza al massimo, dà una potenza molto molto scarsa e c'è un calo di potenza, insomma, pazzesco. Ola, ola, ola. E la frequenza è variabile, insomma, non è stabile. Lo spettro non sembra cattivo. Ola, ola, ola. E la modulazione è del tipo ola, ola. Originale, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi devo capire cosa c'è che non va, perché c'è un assorbimento un po' sulla potenza, un calo di potenza. Sono riuscito a risolvere la problematica del calo di potenza. Si trattava del 2166 che scaldava un po' troppo, quindi nel sostituirlo già tutto è migliorato. Radio terminata. I lavori eseguiti sono stati appunto quelli di migliorare la potenza, perché c'era un assorbimento un po' strano e poi ho dovuto mettere il prefinale, fare qualche saldatura, fare il cablaggio del tipo Alan tipo 48, migliorare leggermente la potenza oltre che la modulazione, fare l'allineamento, insomma, mettere il LED bianco ghiaccio e questo è il tutto. Mi trovo in modalità M, ovviamente sappiamo che queste categorie di radio a potenza massima danno picchi negativi e si può vedere qua nello strumento. Ecco qua, ma è una caratteristica di queste radio. Comunque a potenza massima abbiamo i suoi 10 watt che, anche se qua sembra che vadino in positivo, poi realmente tirano un po' in negativo in uscita. La modulazione è strepitosa. Ola, ola, ola. Perfetto, ola. Ovviamente si consiglia di parlare a potenza media, per cui poi qua ola è tutta un'altra storia. Ola, modulazione sempre eccellente. Ola, ola, ola. E qua poi si vedono in positivo, per cui la frequenza è in tolleranza, spettro pulito, modulazione ola, l'abbiamo vista, oscilloscopio va molto molto bene. Ola, spostiamoci in uniformo Sierra Bravo, attenuiamo le radio, alziamo poco poco di volume, accendiamo l'HF e facciamo la prova in SSB, quindi frequenza USB, stessa frequenza, radio già attenuata, questa l'ho appena attenuata, facciamo la prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ola, ola, ola. Ovviamente effetto SSB, fine corso perfettamente al centro, vediamo come riceve. 1, 2, 3, prova, ola. Forse volume troppo alto, abbassiamolo poco poco. 1, 2, 3, prova, ola, ola, ola. Perfetto, spostiamoci in Lima Sierra Bravo. Lima Sierra Bravo, medesima prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, ola, ola. Potenza, ola.
qua volendo possiamo mettere la potenza al massimo, raggiungendo appunto il picco ennifisco intorno ai 20 watt. Tutto a posto, quindi ola ola ola, perfetto, vediamo come riceve. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, ola. Molto molto bene. Ovviamente allineata su tutte e quattro le bande, quindi banda A, spostiamoci però in AM, frequenza sempre in tolleranza, banda B sempre in tolleranza, C l'abbiamo appena vista poc'anzi, banda D in tolleranza, tutto perfetto. Questo è il tutto per l'amico Gabriele in provincia di Perugia. Rino Scorpione vi saluta.